Gianfranco Scoglio nasce a Messina il 31 ottobre del 1960, consigliere comunale dal 1994 al 1996, è stato più volte assessore del comune di Messina, nonché city manager dal 2002 al 2005. Ha svolto anche il ruolo di esperto del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è sposato con Lorena, non ha figli, ma ha un labrador che ama È moltissimo. mia figlia. Dicono di lui, ha grande intelligenza e competenza, ma spesso le usa male. Frase celebre, non potevo fare l'assessore a vita, o mi ritiravo o mi candidavo a sindaco. Esatto. Allora, lei è stato, come dicevamo nella scheda introduttiva, assessore e city manager, quindi è protagonista della scena politica di Messina da oltre 20 anni. E, volendo essere maligni, se Messina è in questo stato, è in fondo anche un po' colpa sua di tutti gli altri politici locali, non è un po' azzardata questa sua candidatura a sindaco? No, perché io non sono la coscienza tranquilla, ho fatto le cose che la gente può vedere e mi candido per risolvere i problemi che sono legati alla crisi economica nazionale, al taglio dei trasferimenti allo Stato e dalle regioni agli enti locali, che quindi hanno messo in ginocchio tutti gli enti locali italiani. Ma se il comune è in questo stato, di chi è la colpa? Dovuta Della carenza di risorse. soltanto ai tagli, Dai secondo lei, ai tagli trasferimenti? ai trasferimenti e in parte anche all'evasione fiscale che c'è. E Nuova alla alleanza? spesa pubblica che è elevata, quindi bisogna incidere su entrambi i fattori. Nuova alleanza dovrà scontrarsi con il centrodestra, con il centrosinistra, ma anche con tre movimenti: Reset, Movimento 5 Stelle e Acquirinti. Chi teme di più elettoralmente? Nessuno. E chi vorrebbe non vedere mai vincere di questi Nessuno, schieramenti? perché io credo che questa sia l'elezione più democratica che noi abbiamo dal 94 in poi, perché il cittadino può votare per il sindaco indipendentemente dal consigliere comunale. Ci sono sei candidati, vedranno i programmi e eleggeranno liberamente. Il risultato in democrazia si rispetta. Lei ha sempre pensato ad un modello ad opere faraoniche per Messina, quasi futuristiche, la promenade Tono Mortelli, grattacieli nel quartiere Tirone, e questo è il modello giusto Non ho di pensato, sviluppo grattacieli al quartiere di Milano non sono i miei. No, Però lei era favorevole a quel tipo di stato realizzazione sul approvato dal Consiglio Tirone. Comunale. Però e questo è il modello giusto di sviluppo per Messina, in una città in cui di fatto mancano collegamenti viari efficienti, ci sono ancora le baracche e le strade sono dissestate? Beh, io ho fatto tanta riqualificazione urbana, scuole, palestre, palasport, stadio, impianti di pubblica illuminazione. Queste sono le opere che a mio modesto avviso escono dalla gestione del presente per pensare a programmare il futuro. E sono le opere che possono dare alla città una risposta occupazionale ai tanti giovani che non hanno lavoro. Il 31 agosto del 2012 il sindaco Buzzanca, al momento delle dimissioni, ha detto: vado via perché ho realizzato il 99% del mio programma. Pensa di poter sottoscrivere questa affermazione o ha esagerato il sindaco Buzzanca in quell'occasione? No, non è esagerato nell'andare via. Non è esagerato perché non ci sono più i computer, gli svincoli sono stati realizzati, il palantonello è A stato metà, gli realizzato. No, svincoli sono non stati sono stati realizzati. realizzati sul progetto che era stato approvato e finanziato. E dipende dal CAS, cioè dall'autostrada, dall'ammodernamento del viadotto e ritiro. Ma questo era già pericoloso da 40 anni, ci hanno messo 40 anni per scoprirlo. E per il resto condivide l'affermazione di No, Buzzanca? io ho detto pubblicamente che l'unica cosa che rimprovero a Peppino, che è amico mio, tra È l'altro, tra oltre ad l'altro essere molto Nuova vicino Alleanza, politicamente perché è dentro Nuova è stato Alleanza. quello di essersi reso oggetto di giochi di partito che prima lo hanno candidato alle regionali, dopo sapendo che era deputato regionale l'hanno candidato a sindaco, dopo gli hanno detto resisti perché sei il miglior amministratore, dopo gli hanno detto dimettiti e candidati alle regioni. E lui, da buon uomo di partito, ha obbedito a queste direttive. Quindi una vittima Dopodiché, no, non Buzzanca. è una vittima, è un uomo di partito che oggi paga sulla sua pelle e sulla sua immagine, mentre tutti quelli che lo hanno indotto a arrivare a questo errore, perché l'unico errore che per me lui ha commesso è stato quello di dimettersi da sindaco e non continuare ripresentandosi da sindaco, e invece tutti gli altri sono puri immacolati e hanno avuto ragione. Buzzanca invece è il nemico della città. La sua amministrazione sarà quindi in continuità o in discontinuità con quella di Buzzanca? La mia amministrazione sarà in continuità con l'amministrazione Scoglio, perché nasce un'amministrazione Scoglio, che è un'amministrazione che è in continuità con quello che Scoglio ha fatto con Leonardi e con Buzzanca.
che è il piano strategico Messina 2020 e tutti i progetti di sviluppo, ma è un'amministrazione che sarà trasparente, un'amministrazione che sarà meritocratica e che sarà aperta alla partecipazione di tutti coloro i quali vogliono salvare la città. Io ho chiesto per esempio agli ordini la designazione attraverso una procedura di evidenza pubblica degli iscritti di professionisti per ricoprire 3 incarichi di assessore. Quindi. Sarà premiato quindi il merito e la competenza nella Sì, sua amministrazione. sì. E in passato è stato anche così, secondo lei? No, secondo me no, perché troppo spesso ci sono stati condizionamenti dei partiti politici. Io oggi sono solo e sono solo per Messina. In qualità di sindaco, cosa farà per far uscire il comune di Messina da questa crisi nera? Ormai il dissesto è veramente No, vicinissimo, io penso che il dissesto anche se sia, lei è contrario. io penso che il dissesto sia un'invenzione, che sia un'invenzione di una parte della politica per arrivare poi a nominare un commissario, a gestire gli immobili comunali, liquidarli e pagare i debiti. Quindi c'è I una. numeri sono numeri, però il dissesto non è esattamente Esatto, un'opinione. no, i numeri sono numeri, però il dissesto può avvenire per 2 motivi. O perché c'è un'insolvenza nel pagamento dei fornitori o dei creditori, come qualunque azienda, oppure perché c'è un deficit strutturale. Noi non siamo insolventi nei pagamenti dei creditori e dei fornitori perché se no avremmo dovuto azionare il finanziamento dello Stato che paga ai creditori e il mutuo che Quindi glielo lei serve. la tesi di cogitore di Leo la condivide, il No, non fatto la che non ci sia. condivido, ne prendo atto, cioè la responsabilità di gestione contabile, c'è cioè la ragioneria generale che è anche il controllo di gestione dell'ente. Quindi se lui dice che è così, io dico accetto questa tesi, quindi il nostro è un deficit strutturale. Cioè abbiamo poche entrate rispetto ai servizi pubblici essenziali. E quali sono i servizi pubblici essenziali? I servizi alla persona, i servizi sociali, l'igiene cittadina e il trasporto pubblico. Vuol dire che le entrate non riescono a pagare questi servizi. Come In si fa per cambiare rotta? parte perché ci sono stati tagli dallo Stato e dalle regioni nella misura del 35%, quindi hai un solo strumento. Rimodulare i servizi per renderli meno onerosi, non intaccando la qualità, e in più ci sono altre 2 condizioni. La prima è che nel 2015 decade la concessione che Italgas ha sulle reti metanifere e quindi quelle reti diventano di proprietà del comune e chiunque passerà il gas all'interno di quelle reti dovrà pagare al comune. Quindi non capisco perché non si possa fare un piano di riequilibrio in tal senso. La Quindi seconda. invece magari di investire sull'AMAM si poteva investire, No, pensare quella dell'AMAM di... è stata una follia pura, perché l'AMAM è l'azienda speciale totalitaria, di proprietà totalitaria del comune, è come se io pagassi a me stesso. Quindi, poi alla fine traslerei sui cittadini il pagamento. Ma tra l'altro è nata per gestire l'acquedotto e in sede di costituzione gli furono conferiti gli impianti per l'utilizzo. La seconda è che tutti i comuni d'Italia hanno adottato il regolamento della TARES. Il comune di Messina ancora no. Che cos'è la TARES? È la nuova tassa che coprirà per i rifiuti urbani e per le manutenzioni. Questa tassa copre il 100% del costo del servizio. Che cosa succede con l'applicazione della TARES? Che il comune non pagherà 20 milioni di euro l'anno perché i cittadini devono sapere che fino ad oggi il servizio di igiene cittadina che costava 45 milioni di euro era pagato per il 45% dal comune, anzi per il 55% dal comune, per il 45% dal cittadino. La TARES invece fa pagare il servizio al 100% a carico del cittadino, quindi il comune non dovrà più sopportare direttamente quel costo e quindi risparmierà 20 milioni di euro, ma si dovrà preoccupare di abbassare il costo del servizio di igiene cittadina perché se no il cittadino pagherà di più. Quindi non Partendo da capisco. questi presupposti, quindi si può Ma evitare il certo che si può dissesto. evitare il dissesto, con 200 milioni di euro E c'è una volontà invece precisa, ma secondo c'è una volontà lei, precisa, io non politica? capisco da parte di chi, che sta utilizzando il commissario, che è una persona, onesta, per bene, però no, che non aveva mai avuto competenze amministrative nella gestione di un ente locale, perché si occupava di altro. Se Buzzacca non fosse andato via, probabilmente oggi ci sarebbe un sindaco e non Ma ci sarebbe no, a questa questo storia del punto. dissesto non è soltanto da oggi che se ne parla, è da parecchio. Io ricordo quando ci insediammo noi con l'amministrazione Buzzanca, tutti ci richiedevano a gran voce di dichiarare il dissesto Anche perché la perché. Corte dei Conti più volte ha sottolineato una Esatto, serie di criticità. di criticità che riguardano sempre le stesse cose: i servizi sociali, l'igiene E non si è fatto cittadina. nulla. No, si è fatto perché noi avevamo approvato un piano di riequilibrio dal dissesto. Quando l'abbiamo trasmessa alla Corte dei Conti, entrò in vigore la legge salva enti locali, perché il problema del dissesto è di tutti gli enti locali nazionali. Quindi lo Stato interviene dando un mutuo.
per evitare che gli enti vadano in dissesto. La condizione di questo, per accedere a questo mutuo è che vi sia un serio piano di riequilibrio. Quindi la Corte dei Conti disse: il piano che avete proposto va rimodulato in funzione della nuova sopravvenuta normativa, cosa che non è stato, perché si è preferito fare voli pindarici sui contratti dell'AMAN o su altre cose che erano col punto interrogativo, e oggi si dice non sono attuabili. Allora chiediamo un termine per rimodulare il piano e l'equilibrio, perché il dissesto, oltre che essere una macchia indelebile sulle nostre pelli, perché è uguale al fallimento, è una cosa da evitare assolutamente, perché ci sarà un commissario che vorrà gestire l'immobile, quindi gli immobili chissà che fine faranno, perché i precari non potranno essere più stabilizzati, perché i mutui non potranno essere più contratti, perché si dovrà fare la mobilità collettiva per 500 dipendenti, perché non si potranno più accedere ai finanziamenti comunitari con la quota di cofinanziamento pubblica. Questo suo appello però contro il dissesto viene percepito da alcune persone come un tentativo di salvare se stesso e tutti gli altri politici per via dell'ineleggibilità che comporterebbe poi il dissesto. Intanto il dissesto e l'ineleggibilità non sono automatici, perché bisogna accertare le responsabilità singole, non collettive. E io ho governato in tutti questi anni con 0 euro nel bilancio, portando a Messina soldi dalla Comunità Europea e realizzando opere con i soldi della Comunità Europea. Quindi più di me nessuno ha la coscienza a posto. Cambiamo argomento. I tir dalla Rada San Francesco devono andare via? Sì. E come mai sino ad oggi non si è riusciti a liberare completamente la città dei tir? Il porto di Tremestieri è solo sfortuna il fatto che sia continuamente chiuso per via delle mareggiate, o c'è anche incapacità nella costruzione del porto? Può essere nella costruzione o nella manutenzione. Secondo lei? Perché quando, non lo so, davanti agli occhi di tutti che un problema c'è. Per cui, tra l'altro, quando fu aggiudicata la gara per quel progetto, il secondo invece vinse il ricorso al TAR, per cui hanno dovuto pagare anche il secondo. Però il presupposto di quell'approdo d'emergenza che si scambiava, si sapeva, è quello degli interventi manutentivi e del completamento. Noi come amministrazione abbiamo ottenuto i soldi per completarlo, è in gara l'appalto, ci vorranno 3 anni, c'è stato un contenzioso, credo si sia risolto, che non lo gestiamo noi. Alla fine dei 3 anni avremo un porto, non un approdo. Quel porto sarà sicuro e non ci saranno più questi problemi, e tutti i tir dovranno andare lì. 30 secondi per dire ai messinesi perché dovrebbero votarla. Per quello che ho detto, perché io so cosa fare per Messina, sono certo di poter non solo evitare il dissesto, ma anche dare a Messina un futuro su un piano strategico che tutti i cittadini che volevano partecipare hanno condiviso e che oggi ci può dare una condizione di sviluppo, perché sono l'unico candidato del Siponte, cioè che difende la città di Messina davanti alla perdita dei finanziamenti che riguardano non soltanto il ponte, ma anche le opere che si devono fare sul territorio messinese, nel silenzio e nell'indifferenza di tutti. Ringraziamo Gianfranco Scoglio per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi.